La nuova residenza AIL è un progetto indispensabile per poter accogliere i tanti pazienti affetti da un tumore del sangue che decidono di venire a Milano in uno dei tanti dipartimenti di ematologia presenti nel nostro territorio per affrontare il loro lungo percorso terapeutico. Immobile che verrà riqualificato in categoria più. I lavori hanno interessato prevalentemente l'adeguamento sismico e la parte di architettura con gli impianti, diciamo con le migliori tecnologie avanzate, quindi il riscaldamento a pavimento, il fotovoltaico in copertura e le pompe di calore. Un lavoro che vede abbinare la transizione ecologica degli edifici, che è la parte tecnica, a una parte invece più sociale. Siamo qui in quello che un giorno era l'oratorio di questa parrocchia, con i suoi diversi anni di storia, di gioco, di ragazzi. Aiutare, garantire una buona vita anche per chi è malato è un altro tipo di gioia, anzi per certi aspetti è migliore di quella del campo. Cioè, desiderare e vedere che è possibile rendere gioiosa una vita, una buona parte di vita a chi è malato, ecco, questo è l'altro aspetto che la mia gente ha man mano imparato. Perché, come qualcuno ha sempre detto, fa bene far del bene. Fa bene far del bene.